buonasera, bentrovati. Scusate la voce, ecco, è ritornata. Già 10 giorni che non andava in onda il Giannizzo. Ciao Stefano, ciao Loris, ciao Diego, benvenuti, bentrovati. Spero che altri si affollino in questo podcast che, ecco, chiaramente. Cosa fa? Squilla il telefono quando sono in diretta. Normalmente, signori, è sempre il bello della diretta. Che dire, ragazzi? Ma non volevo andare in onda questa settimana col Giannizzero, né video né podcast, però ecco, poi alla fine per ricordare, per fare una puntata podcast, per ricordare la settimana di sali scendi tipo montagne russe mia e di tanti altri amici, avrei fatto passare troppo tempo, quindi voglio dedicare questa puntata del podcast a quanto è successo di piacevole sia a Modena sia a Torino che alla Magliana in momenti diversi, ma in ogni caso sempre incentrati, sempre appuntamenti incentrati sul wargame e tutto quanto, insomma, collegato a questo hobby che magari siamo oltre gli anta, la maggior parte di che insomma pratica questo hobby, ma alla fine ci dà tante tante soddisfazioni. La settimana, signori, era cominciata non con Modena, con la preparazione di Modena che Loris e io stiamo portando avanti da diversi mesi e grazie a Dio quest'anno è tornato Loris a supportare la preparazione per l'area del BG storico, in quanto lui sa benissimo la fatica che porta il BG storico, e ho sottolineato anche quest'anno che l'anno scorso aveva lui i dubbi per quanto riguarda l'area del BG storico, quest'anno ce li avevo io, ma poi alla fine, di fronte all'entusiasmo e alla vicinanza e al piccolo successo riscontrato, penso che anche l'anno prossimo torneremo di nuovo con l'area del BG storico. Ciao Raffaele, benvenuto con l'area del BG storico. Vedremo dove, perché abbiamo sentito tanti rumors a Modena riguardo un possibile trasferimento a Bologna, rumors da parte dei responsabili, di coloro che organizzano, quindi Mimmo, Andrea Ligabue e Carlo, no scusate, delle volte sbaglio i nomi, vado a ricordare il nome che l'ho chiesto, perché poi alla fine devo giustamente nominare correttamente, vediamo un po'. Ciao Marzio, benvenuto. Vediamo se mi sovviene, ecco, sì, scusate, è Giorgio Gandolfi, quindi Domenico Reggio, Andrea Ligabue e Giorgio Gandolfi che ci supportano da tempo, seguo in condizioni precarie. Marzio, ci stai abbandonando, nel senso che sei sulla barca a vela in mezzo a delle onde minacciose. Ci racconti, Marzio, la sua esperienza, ci racconti. E dicevo, prima di tutto, a questi tre signori che ci supportano da quando ci è venuta la malsana idea, ciao Stefano Valentini, benvenuto, di dedicare quest'area, e loro ci hanno capito, devo dire, gli rompiamo le scatole. Ciao Tony, benvenuto, ben trovati ragazzi, sarà puntata molto ricca e vi aspetto con le domande, magari faccio anche qualche chiamata, però oggi ho tanto da dire e aspetto anche delle vostre considerazioni, sempre preziose per crescere, per migliorare. E dicevo, quindi l'organizzazione di Play formata, sono in treno, va bene, però Marzio puoi ascoltare, ti faccio passare. Dove sei in treno, Marzio? Ciao Claudio, benvenuto. E dove sei in treno, Marzio? Stai tornando da Genova, stai tornando a Savona? Ecco, prossimamente cercherò, ho già promesso via telefono a Marzio, via messaggio, ma devo andare assolutamente da Casus Belli Saonensis, appunto a Savona, uno dei gruppi più attivi. Ciao Damiano, benvenuto, uno dei gruppi più attivi in Italia, hanno assunto il nome Casus Belli e io non sono ancora andato, il che non è bello. E dunque ho promesso a Marzio che nella seconda metà di giugno sarò a Savona per una serata di gioco, per mangiare una pizza, insomma, ho promesso e devo assolutamente mantenere. Ma torniamo, facciamo un rewind di quello che dicevo. Quindi, signori, tutti noi
dell'area del Bigistorico, dobbiamo ringraziare coloro che hanno creduto in noi. Noi rompiamo le scatole parecchio ad Andrea Ligabue, Domenico Reggio e Giorgio Gandolfi, ma poi ci soddisfano. Poi parleremo anche di quello che non è andato a Play negozi con poche novità. Su questo Damiano sono d'accordissimo, non c'era molto da acquistare, nel senso, noi insomma vorremmo acquistare qualcosa di carino. Io per esempio personalmente, ve lo dico, sono sincero, avrei acquistato Talisman quinta edizione, sono molto attaccato a questo gioco fantasy, e però era in pre-order, era presso lo stand di HeroQuest, ma non ho fatto il pre-order, lo comprerò quando esce, non c'era così impellenza, dato che, come tutti sapete voi, Talisman è abbastanza vecchio come titolo. Noi abbiamo, penso anche qualche collezionista che mi sta seguendo, prima, seconda edizione, quelle diciamo le prime con cui ci siamo cimentati, e poi sono uscite chiaramente edizioni più ricche dal punto di vista grafico, ma noi siamo affezionati a quelle più antiche. Però questa quinta edizione sarà sicuramente da acquistare, anche se poi non seguo tanto le espansioni. Perché non ho mai occasione di giocarlo. Cioè, voi dite, Mauro, ma tu sei una persona con la testa esagono. Sì, però mi piacerebbe giocare anche fantasy qualche volta, ma non trovo mai, diciamo, terreno fertile. E dicevo, questa settimana, ragazzi, dopo i ringraziamenti dovuti alla triade di Modena Play, quindi Domenico, Giorgio e Andrea, non è cominciata con Modena per il sottoscritto, o meglio, sapete che se io mi muovo nomino sempre il gruppo, nomino sempre l'associazione, ma è cominciata con Torino, Salone del Libro, in cui di nuovo sono andato a parlare, grazie all'ospitalità del tenente colonnello Fabio Carbone dell'Arma dei Carabinieri, responsabile della rivista che insomma riporta notizie sui carabinieri, e ospite appunto del grande spazio messo a disposizione dal Ministero della Difesa. Abbiamo parlato di game, board game, importanti chiaramente sia dal punto di vista ludico ma formativo, e insomma già da lunedì a Salone del Libro, insomma, questo board game di cui tanto si parla ha avuto un suo piccolo spazio, e devo dire che comunque l'importante è esserci. Poi è chiaro che è difficile ancora adesso nel 2024 parlare di wargame in Italia, ma c'è stato questo esordio, non mio ragazzi, io sapete non conto niente, ma del wargame come noi lo intendiamo, sia nel momento ludico, ci mancherebbe altro, ma anche formativo e conoscitivo, come dico sempre, e che tengo a sottolineare, in quanto dico il wargame è una cosa seria, certo ci giochiamo, facciamo quello che ci pare, ma il wargame è anche cosa seria, e per questo spazio che stiamo cercando di tagliarci veramente deve essere difeso con i denti, e l'abbiamo visto appunto nell'area del Bigistorico a Modena. Da Torino io sono tornato lunedì sera, il martedì sono ripartito per Latina, perché il mercoledì c'era da preparare Modena Play. Insomma ragazzi, veramente ho 59 anni, al 20 settembre ne faccio 60, e ho detto ci riuscirò a uscire da queste grandi fatiche di Ercole. Sono qui a raccontarvelo, tanto è vero che oggi sono andato prima al lavoro, sono appena rientrato in Valsesia, sono ancora vivo, quindi sono contentissimo di poter fare il podcast, tanto è vero che se non facevo oggi il podcast probabilmente avrei perso l'occasione fino alla prossima settimana. Ecco allora ragazzi, rientro dal Salone di Torino martedì, il mercoledì febbrili preparativi per Modena Play. Avevamo bisogno del van, io e Loris, perché non è che portiamo quintalate di rifornimenti, ma portiamo tutte quelle cosine che servono ad abbellire umilmente l'area del Bigistorico. Ricordo poi che tutti questi piccoli abbellimenti che mettiamo nell'area li acquistiamo grazie a piccole concessioni di alcuni sponsor e anche alle poche
pochi euro che i soci ci riconoscono, anche se poi facciamo tanti regali, e quindi sono insomma umili abbellimenti, ma richiedono spazio, richiedono trasporto, tanto è vero che mercoledì sono andato presso le varie serigrafie a ritirare tutto quanto serviva per avere un'area decente, per avere un'area che tenesse conto anche della visibilità. Le tovaglie rosse sono un motivo di visibilità. Loris le andò a far fare la prima volta a San Marchio, poi piano piano, prima avevamo delle tovaglie rosse senza marchio, insomma, rimediate quella, poi piano piano insomma l'appetito viene mangiando e Loris ha deciso di mettere il logo, mettere per bene la scritta, e devo dire che il rosso è un bel colore, bello, caratterizzante, e lo manterremo per sempre, anche se poi per i 10 anni sapete che abbiamo fatto le magliette rosso-nere, non perché siamo milanisti, c'è qualche milanista, sì, Ronald Peschiani è milanista, è vero, e quindi alla fine abbiamo messo anche del rosso nero nel nostro spazio. Quindi mercoledì febbrili preparativi, fra l'altro come al solito ho dimenticato qualcosa, perché ragazzi veramente insomma c'è una vita là fuori e non si qualcosa ho saltato, ho lasciato per esempio dei roll up dell'SPI Corner, il roll up nostro proprio di Casus Belli, abbiamo insomma riparato, per dire che non è che insomma sia sempre semplice preparare tutta l'attrezzatura. Il giovedì mattina, ragazzi, che mi è toccato fare? Parti col camioncino nero ribattezzato Panzer 4E con cannoncino a 75 mm, non si vedeva ma c'era, e vai a prendere il grande feldmaresciallo Loris Lucchetti presso Anagni, perché noi ragazzi, io e Loris, non abitiamo vicino purtroppo, quindi sono partito da Latina Scalo, andiamo a prendere Loris e Anagni e poi abbiamo preso l'autostrada. Devo dire che è stata una piacevole trasferta, non eravamo stanchi, il van che abbiamo preso ci è costato un pochettino, ma è molto comodo, dunque siamo arrivati molto tranquillamente a Modena Play. Abbiamo preso alloggio presso l'albergo Le Ville, non troppo lontano da Modena Play, e poi ci siamo recati in fiera ad allestire. Devo dire che devo ringraziare innanzitutto la disponibilità di Vico Montomoli, che sarebbe venuto ad aiutarci. Non è stato pesante comunque, però abbiamo avuto oltre a Vico altre offerte di soci, di amici che ci volevano supportare. Non ce n'è stato bisogno. L'anno prossimo però ci organizzeremo meglio per calcolare. Avevamo un problema di pass auto e di pass espositori, o meglio allestitori, avevamo questo problema e non ci avevamo pensato. L'anno prossimo penseremo anche a questo, cioè se qualche socio ci vuole aiutare, se Modena Play, o meglio Bologna Play, chissà, se Bologna Play ci vuole supportare, daremo lo spazio e chiaramente più che lo spazio, il pass per un supporto all'allestimento. Allestimento, ragazzi, che comunque abbiamo fatto in poche ore, striscioni, allestimento dei tavoli, plexigas, tutto quanto avete trovato poi il venerdì. Non pesante, abbiamo cercato di dare come al solito attenzione a quei piccoli particolari, insomma, devo dire che il giovedì sera siamo tornati soddisfatti e vi ripeto, non troppo affaticati. Poi Modena Play, ragazzi, il venerdì non ci aspettiamo. Giacomo, benvenuto. Dopo questa sorta di febbrile, ma nemmeno più di tanto, febbrile allestimento, il venerdì, come era stato l'anno scorso e in parte come era stato 2 anni fa, il venerdì c'è stato il boom. Cioè, abbiamo visto tantissima gente dal venerdì, tanto è vero che ho esaurito tutti i gadget per i soci, abbiamo esaurito tante cose a partire dal venerdì. Ci eravamo tenuti bassi per tanti oggettini, l'anno prossimo terremo conto, in quanto ci pare, impressione che l'interesse, c'è gente che rinuncia magari la domenica per altri
per altri, diciamo, impegni, e già la quarta telefonata in diretta, ragazzi, ma non stanno parlando di giochi, sono tutt'altra cosa. E dicevo, proprio questo fatto del venerdì e il sabato, la gente si è concentrata venerdì e sabato, forse perché magari aveva qualcos'altro da fare la domenica, e dunque il venerdì abbiamo lavorato tantissimo per coloro che chiedono informazioni, ma i dimostratori hanno dimostrato, scusate il gioco di parole, e insomma siamo rimasti soddisfatti già dal venerdì. Ringrazio bene tutti coloro, gli amici che sono passati a trovarci, a salutarci, e magari mi scuso se non ho avuto tempo per tutti, un semplice ciao, buongiorno, come stai, perché purtroppo le richieste di qualsiasi genere erano tante. In ogni caso, già dal venerdì eravamo molto molto soddisfatti. Avremmo avuto, ecco, visto che i soci, tanti di voi sono soci, quindi ne parleremo in assemblea, la ragazza Angelica che ci fa l'assistente, che ormai ha imparato molto di quello che facciamo nell'area, probabilmente ne avremmo avuto più bisogno il venerdì che la domenica, e dovremmo riflettere anche in questo. Non possiamo permetterci due assistenti, perché signori vanno pagate, e quindi l'associazione non può non sperperare, ma non può investire più tanti soldi. Però l'anno prossimo probabilmente avremo l'assistente venerdì e sabato, sperando di trovare un assistente che sappia quello che deve fare nell'area, che in realtà è una questione di rilevazioni, di dare le informazioni al tavolo, di lasciare le tessere ai soci, di dare insomma indicazioni su quale gioco si sta svolgendo, e prendere le prenotazioni per quanto riguarda i giochi dimostrati. Insomma, un bel lavoro venerdì, un bel lavoro sabato. Domenica ce l'aspettavamo, perché alla fine avere avuto tanta gente venire il sabato, la domenica sì, la mattina molto bene, ma poi il pomeriggio io e gli altri abbiamo cominciato a togliere le tovaglie dalle 3:30, perché con i dimostratori, che giustamente hanno tutti i loro problemi, i loro, diciamo, giustamente devono tornare in famiglia, e due giorni di dimostrazioni, alle 3:30 molti erano già andati via, quindi l'area senza dimostratori non ha più senso di esistere. Non siamo un'area commerciale, non siamo un'area di pubblicità, siamo veramente un'area che cerca di far giocare. Quindi verso le 3:30 abbiamo cominciato piano piano, lentamente, a togliere tovaglie. C'erano ancora dimostratori, ricordo, ecco, c'è Giacomo Scolaro online che ha dimostrato fino alla fine, come al solito, malgrado fra le nostre priorità non ci siano i Levin Campaign e i COI, ma non ci siano, non è che non le curiamo, ma Giacomo Scolaro, che ormai è bravissimo, ha imparato e ha avuto tanto 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 da fare con Plantagenets, e come d'altronde ha avuto tanto da fare l'anno scorso, e quindi anche, ho visto anche Paolo Busi fino alla fine, quindi sempre wargame ibridi, però che trovano assolutamente spazio nella nostra area, che non è monotematica, non è solo esagoni, non è solo complessità, tanto è vero che ricordo che quest'anno ci sono state 3 aree, no? Loris mi ha detto: Mauro, facciamo 3 aree, un'area basica, un'area, diciamo, per i giocatori medi, e un'area di esperti. Non è stato molto visibile quello che abbiamo fatto, cioè le tende che abbiamo creato non sono state proprio tanto prese in considerazione. Dobbiamo trovare una diversa collocazione, ma l'idea è buona, e secondo me dobbiamo evidenziare l'area anche mettendo il colore sui cartelli, cioè non solo rossi, ma cartelli verdi, gialli e rossi, per evidenziare il livello di difficoltà. E forse, ma dico forse, trovare qualche espediente per individuare il verde come wargame, per indicare il wargame di facile accesso, il giallo wargame medio, di media accessibilità, e il rosso wargame, diciamo, per esperti già svezzati. E quella è una bella idea, dobbiamo secondo me precisarla, ma quest'anno era diciamo la prima volta che volevamo evidenziare le 3 aree, anche se poi non è sempre facile evidenziare le 3 aree, perché chiaramente
ci sono dei wargame che sono magari a metà fra il medio e l'avanzato, o fra il medio e, diciamo, il basico, quindi qualche tavolo si è un po' mischiato fra le aree. È una bella idea, continueremo comunque a perseguirla, e l'anno prossimo cercheremo di renderla ancora più individuabile, l'area basica, media e avanzata. Beh, poi la domenica, ragazzi, il triste smantellamento, perché ormai ci siamo abituati. Io ho definito sul commento, sul post di Casus Belli, che ormai l'area albigi storico di Casus Belli è una macchina oliata in cui gli ingranaggi funzionano, e non facciamo cose particolari, facciamo vedere solo le nostre passioni a vari livelli, e devo dire che funziona, ci sono tanti giocatori. È chiaro che Modena diventa il crocevia di tanti appassionati, e nessuna convention riesce a raggiungere così tanti giocatori, ecco perché ci crediamo ancora, e tanti appassionati si sono riversati presso la nostra area a provare vari wargame. E ricollegandomi a quello che diceva Damiano, sì, c'era lo stand di Udo Greb per vendere qualche wargame apibile che i giocatori avevano individuato presso l'area, ma poi non c'era più nulla, c'era pochissimo, tanto è vero che sono mancati negozi o stand con novità vere. Dal mio punto di vista, francamente, ho avuto poco tempo di girare la fiera. Bellissimo il padiglione in cui stavamo, dei giochi di ruolo, forse troppi ho detto, però era il cinquantenario, quindi avevamo deciso di dare tanto spazio ai giochi di ruolo, però il nostro spazio è stato ben visibile. Forse se ci fosse stato qualche commerciante in più e avesse capito che noi come BG Storico possiamo nel nostro piccolo far vendere più scatole, forse avreste avuto, come gli utenti avrebbero avuto, ancora più soddisfazione. Tant'è vero che certi giochi non c'erano, cioè ce li avevamo sui tavoli ma non ce li avevamo presso gli stand, il che se ci pensate è una mancanza, però non è dipeso da noi. Noi l'abbiamo detto ai pochi negozianti che dovevano venire quali wargame avremmo dimostrato. Ma in ogni caso, ragazzi, al di là di questo, sì, un velo di tristezza la domenica, l'area senza il rosso, senza i colori caratteristici, era veramente triste. Vi ricordo una foto che abbiamo scattato alla fine, e poi la grande, veramente, signori, la grande fatica del rientro. La grande fatica del rientro perché siamo arrivati, abbiamo fatto abbastanza tardi, ci siamo anche fermati a cena, ma vi posso assicurare che ho lasciato Loris a mezzanotte e mezza a casa sua, e io sono rientrato alle 2, fra l'altro lo dico, era veramente, pioveva anche, una brutta giornata, e chiaramente la stanchezza era tanta domenica notte. Ma vi posso dire, la stanchezza, il sacrificio, come dico sempre a Loris, è valso come al solito a quanto ci prefiggevamo, e abbiamo visto tanto entusiasmo e tanta vicinanza. Ecco quello che voglio sottolineare: tanta vicinanza. E come al solito, chiaramente, ragazzi, ci sono le eccezioni, non ci si può volere tutti bene, però una grande comunità coesa, cioè sapevamo quello che stavamo facendo, e stavamo divulgando, ci stavamo aprendo al pubblico, perché non è facile per il wargame aprirsi al pubblico. Adesso mi ricollegherò anche a quanto abbiamo fatto proprio ieri a Roma in occasione della presentazione di questo gioco della Magliana, edito dalla Killemi Games. E il termine wargame non è facile, però penso, e qui aspetto anche delle vostre opinioni, penso che ci stiamo riuscendo a trasmettere il messaggio positivo del gioco da tavolo simulativo, del gioco di guerra, e che non vuole sicuramente spingere il prossimo alla violenza. Forse ci stiamo riuscendo. Non so voi cosa ne pensiate,
Però mi pare che questo messaggio positivo sia ormai sotto gli occhi di tutti. Cosa ne dite? Non lo so. Oggi siete ancora stanchi da Modena Play? Posso immaginarlo, ragazzi. E rientro, ok ragazzi, stanchi ma soddisfatti. E poi c'è stato l'ultimo appuntamento del trittico del war, l'ho definito trittico del wargame per noi di Casus Belli, ma insomma per noi del wargame, ieri a Roma presso il museo dell'arma dei carabinieri in piazza Risorgimento, ed è stato un bel momento. Di tutto ringrazio gli appassionati che sono accorsi, non era una folla, ma quella trentina di persone presente mi ha e ci ha confortato. A questa breve conferenza, a questa breve presentazione c'era appunto Flavio Carbone, c'era Giovanni Cecini lo storico, c'era appunto Bruno Chillemi e c'ero io a presentare questo nuovo gioco che esce sotto il marchio Casus Belli con la Chillemi Games. Oramai ci stiamo divertendo a fare queste piccole creazioni. Tendo a sottolineare che non sono grandi i wargame definitivi, ma ci divertiamo con i mini wargame, ci divertiamo a far capire le basi del wargame. Con questi lavori della Magliana, come quello precedente della battaglia di Loetta e Lausel, sono wargame che ricordano questi eventi dei carabinieri al momento durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi sono sempre ben momenti riconosciuti da tutti. Abbiamo anche proprio parlato del wargame e formazione, e vi ripeto, è ovvio che in un momento istituzionale, in una conferenza di fronte a istituzioni e ad enti, il wargame non va presentato come momento ludico. Noi tiriamo i dati e ci divertiamo, ragazzi, ci divertiamo anche con qualsiasi gioco da tavolo, però in quei frangenti certo è un momento ludico, ma poi bisogna mettere in evidenza quello che può dare il wargame. E in ogni caso anche chi non pratica wargame ha esordito prima di tutto la storia, perché è evidente che la materia che è sullo sfondo di un buon wargame è sempre comunque la storia, e questo già è un tratto caratterizzante del nostro hobby. E quando c'è la storia dietro, ecco perché vediamo un po' se riuscite a seguire questo discorso, se c'è la storia dietro, la storia deve essere trattata in una certa maniera, cioè si devono rispettare magari i principali eventi della storia. Ecco perché qualche volta riteniamo qualche gioco da tavolo a sfondo storico non adatto a quello che si vuole trasmettere col wargame. Poi se ci siano delle belle meccaniche ci mancherebbe altro, va bene così. Quindi trittico completato, e devo dire con soddisfazione sono tornato a casa stanco ma contento, stanco perché poi tra l'altro il giovedì mattina, stamattina all'alba, ripartito per la Valsesia, appunto dove lavoro, e quindi una settimana su e giù, una settimana da roller coaster, come si dice, da montagne russe, ma veramente gratificante. E ho già ringraziato tante persone per quanto riguarda il loro supporto a Modena Play. Ma quali sono stati i retroscena? Ragazzi, i retroscena sono stati tantissimi. Vogliamo parlare dell'aggancio con Uwe Valentin, questo nuovo designer che viene dalla Svizzera, esattamente da Zurigo, della Sound o Drums, che ha portato il nuovo wargame Elau. In pratica l'abbiamo raccolto in albergo, perché alloggiava presso il nostro stesso albergo, ed è diventato uno di noi. Cioè, bellissima questa amicizia che abbiamo stretto in pochi giorni con un signore che assolutamente non avevamo mai avuto a che fare, tranne i messaggi, quando lui si è offerto di venire a Modena a partecipare a Fiera. Noi, come facciamo con tutti, l'abbiamo accolto, gli abbiamo aperto le porte e l'abbiamo supportato materialmente. Voice, che ne sa qualcosa, e anche Uwe si è unito alla banda, e vi ripeto ragazzi,
Quello che ha trovato Uwe in questo grande gruppo è stata veramente tanta, tanta simpatia e accoglienza, al di là del wargame, al di là wargame sì, wargame no. E devo dire che è probabilmente la caratteristica maggiore di quest'anno. Cioè siamo veramente, ho visto un gruppo veramente coeso che si divertiva un mondo. Ricordo anche per esempio il gruppo di Antonio Battilani, di Sergio Cuoghi, di Gian Pietro Ferro, di Massimo Cottafavi, contentissimi. Loro sono i giocatori di ex Panzerleader, adesso loro hanno sviluppato un loro sistema Tanks in Combat, hanno festeggiato il torneo alla fine, hanno fatto un torneo fra di loro, erano contentissimi di essere nel gruppo. E io dico sempre che il tipico wargamer è un pochettino introverso, porto il pallone se non mi piace, quando non mi piace più giocare me lo porto via. No, ho visto veramente tanta apertura, ho visto un grande ragazzi, amici che si sono prodigati, come Filippo Chiari, che è venuto per la prima volta a Modena Play e spero si sia trovato molto bene. L'ho visto proprio contento di poter divulgare. Stiamo parlando, lui ha presentato GTS e il sistema GTS con Counter Strike e il sistema OCS, Operational Combat Series, ed era veramente contento di stare con la comunità, di stare in gruppo. Spero si sia divertito, perché quello abbiamo fatto. Poi abbiamo raggruppato nel corso degli anni tante realtà sotto un unico cappello, per noi che siamo avanti anche degli anni, signori, inutile, ciao Filippo, è inutile nasconderselo ragazzi, alla fine se voi vi fermate a osservare l'area del BG storico, e chiaramente molte persone sono oltre gli ANTA, ma probabilmente non sottostimo che ho visto molti ragazzi invece che hanno comprato scatole di Advanced School Leader o chiedevano informazioni su wargame molto strutturati. È chiaro che sia un hobby per persone age, ma io ho visto tanti ragazzi sui 30, 35 anni, quindi con 20, 24 anni meno di noi, che si sono seduti con entusiasmo. Ecco, ricordo per esempio un mio ex studente, ora docente, Diego Morgera, che si è buttato a capofitto in questo mondo, lui con la sua Accademia dei Pugni. Insomma, devo dire che malgrado ci diano dei vecchi esagonati, a Modena non l'ho visto, ma molto molto in parte. Cioè io ho visto tante tendenze di molte età. Ragazzi, non dico una stupidata, ma l'ultimo iscritto a Casus Belli è stato il numero 90, un ragazzo di 16 anni. Non è poco, ragazzi, Cioè un ragazzo di 16 anni che si iscrive a Casus Belli perché è interessato e affascinato al nostro mondo, è un risultato? Non lo so, può darsi che sia una mosca bianca, però intanto vuol dire che Modena Play ha seminato anche in uno. Ragazzi, non siamo mai stati tanti, lo sapete, chi gira per le convention da tanti anni lo sa, chi gira, ci sono persone fra di noi che gira con le convention dagli anni 80, io ho cominciato a girare dopo, dagli anni 90, ma siamo sempre stati un piccolo gruppo, 100 persone che giocavano alla grande, 200, altri erano lì solo per curiosità, poi chiaramente la vita prende altre strade, ma se l'ultimo iscritto di Casus Belli è stato un ragazzo sedicenne convinto, ragazzi, vuol dire che allora il sistema può essere migliorato, ma funziona. Cioè, se non fossimo andati a Modena, probabilmente quel ragazzo di 16 anni, ho visto anche due ragazzi di 28-29 anni si sono comprati Advanced Squad Leader Starter Kit, e io gli ho fatto capire, guarda, non è niente di difficile, tu comincia da questo, poi vedrai che il compendio completo è solo un'aggiunta di modificatori a regole. Io sono abbastanza semplicistico, ma proprio perché non voglio spaventare il prossimo. C'è Giacomo che mi dice, c'era un ragazzino che giocava
Ardenne con Andrea Cuffini. Gli abbiamo chiesto cosa ha giocato prima e ha detto titoli che non avevano giocato neanche noi tutti ex Encounter. Allora, vedete che alla fine noi siamo anche, io delle volte sono anche molto 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 pessimista, perché penso che abbiamo un futuro. Sì, ma non di grandi numeri, perché questo ragazzo di 16 anni che si iscrive a Casus Belli convinto, o questo che mi parla di cui mi parla Giacomo, forse presi da altre cose li perderemo, ma intanto abbiamo seminato, loro sanno che esiste una comunità di persone sicuramente affidate, di persone a modo, di persone colte. Ecco, io dico sempre che il nostro mondo non è di elite, però di persone che sanno che se sono interessati a quel periodo storico possono dire la loro. E quindi ecco cosa ha caratterizzato il nostro gruppo a Modena: conoscenza, appetibilità e veramente attrattività. E, ecco, Giacomo giustamente, siamo rimasti sconvolti, dice, c'è Loris che dice: c'era Claudia, amica di Giacomo Scolare, un paio di altre con i loro fidanzati. Attenzione che dico sempre, Giacomo segue i coin e segue la Levin Campaign, che come dico sempre sono ibridi, sono un ponte. Questi giovani possono rimanere con questi ibridi e questo ponte, ma va bene ragazzi, questo è quello che dobbiamo fare. È anche una risposta alle, io non ho fatto polemiche ma le hanno create, a quando si diceva non war game e sì war game. Questa è la nostra risposta ragazzi, l'abbiamo dimostrato coi fatti, ma non serviva questa Modena Play, bastava vedere tutto quello che abbiamo, è stato fatto negli anni precedenti. E non era, qualcuno, hai aperto la polemica. Ecco, Loris mi diceva: ma Claudio ha giocato con Marino, Great War Commander. Vedete ragazzi, cioè, incredibilmente vi ripeto, siamo molto più stretti noi di queste persone che si avvicinano, ma questo riprova che l'area al BG storico è un sacrificio, ma almeno una volta all'anno, finché ce la facciamo, dobbiamo continuare a farla. E non è che muore l'appassionato di wargame senza Modena Play, ma veramente incentiva e spinge persone a conoscere questo mondo. Filippo Iari mi dice: è lo stesso giovane che ha giocato con me e poi con Marco Ferrari. Ma ragazzi, rapportatevi a quando noi eravamo adolescenti o a quando noi eravamo 20 anni. Su un gruppo di 20 persone chi giocava a wargame? 2 persone? 3 persone? È la stessa identica percentuale. Però qual era sì, moriremo in campo, sì. Qual era però il nostro problema? Che non trovavamo, avevamo l'amico con cui giocare, un terzo amico quando andava bene e finiva lì, ma non avevamo punti di riferimento. Il vantaggio che abbiamo oggigiorno è proprio avere un gruppo, avere l'area del BG storico, non solo il nostro gruppo, ce ne sono tanti altri, ci mancherebbe altro. Cioè è questa quello che ci deve far riflettere. Modena per tanti può essere accidenti, un sacrificio, vado a dimostrare per 3-4 ore, ragazzi, ma noi siamo veramente gli adulti che devono dare un buon esempio, al di là di essere buon cittadino del mondo, e questo è il nostro piccolo contributo al mondo del gioco da tavolo. Vi facciamo conoscere i wargame in tutti i suoi aspetti, che siano legnetti, che siano barche, che siano barche sull'acqua, che siano anche soldatini, perché se io potessi farei anche una grande area, ci sono già, non dobbiamo farla noi, ma il tridimensionale mi piace tanto, ma intanto il nostro, diciamo, il nostro core business è il wargame bidimensionale, è il wargame da tavolo. E ricordando che comunque le miniature attirano tanto, non dimentichiamo i nostri, diciamo, cugini che fanno wargame tridimensionale, che hanno un'arma potente anche loro per divulgare, forse più potente della nostra. Noi fatichiamo di più perché poi l'impatto dell'immagine è fondamentale, e chi fa wargame tridimensionale secondo me ha un'arma in più, ben venga e continui a divulgare.
divulgare, se può, ricordo il numero uno, nel senso colui che porta avanti i borghi tridimensionali in Italia con la rivista da di piombo, cioè Lorenzo Sartori, cioè anche lui divulga, organizza, perché crede fino in fondo in quello che fa, e secondo me siamo molto vicini. Sarebbe curioso, io penso sempre, insomma, ho sempre delle fantasie particolari, avere una grande area in cui avere wargame bidimensionale e tridimensionale. Pensate un po' a un padiglione completo organizzato in questa maniera. Vogliamo chiedere per Bologna Play un padiglione in cui l'area del BG storico, con tutte le altre sigle, diventa anche wargame bidimensionale e tridimensionale. Pensateci un attimo, saremmo veramente una potenza sul mercato. Cosa ne pensate? Sarebbe bello? È utopia, ragazzi, perché è difficile anche mettere assieme magari persone che hanno obiettivi diversi. Intanto noi vi possiamo promettere che sicuramente l'anno prossimo saremo sulla breccia, ma ragazzi, invece di parlare l'anno prossimo, vi ricordo che a breve, sicuramente dopo il mese di giugno, con tutti gli impegni che ci sono, cominceremo a parlare dell'altro appuntamento autunnale che stiamo cercando di far diventare un impegno fisso, cioè per noi, senza nulla togliere alle altre piccole convention, per esempio come quella di Ferrara, per noi San Marino è imprescindibile, Modena è il momento della divulgazione, e poi c'è Latina. Latina che è avanti ormai dal 2015, prima con Gioco e Storia, poi con i World Games Days, ma ecco, Latina quest'anno dovrebbe raggiungere 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, devo contare se è la nona o decima edizione tra Gioco e Storia, diventata War Games Days, che è la nostra convention, come posso, se Giancarlo Ceccoli mi permette, è la nostra convention San Marino. Latina vuole diventare la vostra convention per il wargame autunnale. Sapete che dove la facciamo è un posto splendido anche dal punto di vista paesaggistico, ricco dal punto di vista storico, avete un grande museo da visitare e si passano veramente delle ore solo di gioco. Ci sono i curiosi, ma lì non divulghiamo, lì giochiamo, lì dedichiamo tempo a noi. È una convention, ragazzi, facciamo i tornei, facciamo l'asta, si mangia, si beve, non si canta, qualcuno quest'anno magari canterà, ma è la convention che secondo me fatela un sacrificio, vi consiglio di fare un sacrificio. Io wargamer appassionato, Latina quest'anno, come gli anni precedenti, non me la perderei, perché è la stessa atmosfera che abbiamo creato, non solo noi, che avete creato, anche grazie a voi, che abbiamo creato, usiamo la prima persona plurale, nell'area BG storico, la riportiamo pari pari nei War Games Days, ma grazie a Dio manca l'aspetto, dobbiamo divulgare, dobbiamo darci agli altri, lì non c'è, e possiamo giocare a quello che ci pare, organizzare appunto eventi, tornei e quant'altro. Quindi Latina quest'anno cominceremo a battere proprio, appuntamento imprescindibile per voi appassionati, senza nulla togliere alle altre convention, ma dato che abbiamo lo spazio lì facciamo proprio, puntiamo in grande, quindi a Piano delle Orme a Latina il 18-19-20 ottobre vi aspettiamo alla grande, perché già ci stiamo pensando, ci dobbiamo riposare qualche giorno, ma dopo ci concentreremo sui War Games Days. E che dire, ragazzi, invece, e questo mi voglio ritagliare un successo che non avrei mai ritenuto possibile per quanto riguarda i mini wargame. Idea, ripeto ragazzi, mini wargame, cioè questi elementi, questi piccoli wargame introduttivi, idea non mia, ragazzi, lo dico sempre, di Guglielmo Duccoli, editore all'epoca di Storie Guerre Guerriere, o meglio coordinatore della testata, che ci chiese, prima chiese a me, poi io esteso agli altri, di fare dei mini wargame per la rivista. E questi mini wargame prima sono apparsi sulla rivista, io non ci ho mai creduto perché alla fine era veramente un salto nel buio, ma ripresi
su suggerimento di Bruno Chillemi, Mauro, facciamo questi mini wargame, e li abbiamo ripresi e sono stati veramente, non dico un successo apocalittico, ragazzi, non è che vendiamo migliaia di copie, ma sono richiesti per tante ragioni, sono completamente italiani e si giocano in un'oretta, insomma, usiamo il termine che viene dai giochi da tavolo generici, sono dei fillerini, ecco, sono dei filler che possono invogliare ad approcciare qualcosa di più strutturale. Alla fine anche i due giochi, i due wargame che abbiamo fatto per i carabinieri, cioè la battaglia di Loette e Laselle e il recente Magliana che abbiamo presentato ieri a Roma, non sono complessi, non sono tattici definitivi, proprio perché abbiamo dovuto mantenerli per tutti. E qui da qui un wargame basico, storico sì, però prettamente basico, e questa è l'idea che sta sul fondo, la divulgazione attraverso questi mini wargame, non è che ci siamo inventati niente, no? Però probabilmente in Italia un prodotto completamente italiano, fra l'altro testato e creato da noi, che non siamo nessuno, ragazzi, siamo semplici giocatori, e magari la gente si fida, perché noi fino a prova contraria possiamo essere nulla, però giochiamo tantissimo, quindi abbiamo la testa piena di regole, di meccanismi, di eccezioni, quindi almeno quello ci proviamo, e dobbiamo sposare il nostro interesse per il realismo che viene dato da una certa cura del dettaglio, però anche la possibilità di aprire al neofita che vuole approcciare il nostro mondo. E devo dire che a Modena i mini wargame sono stati richiestissimi. Noi, fra l'altro, sapete che come associazione li regaliamo. E ho già stilato l'elenco per i primi che riceveranno, perché non ne avevamo tanti e li stiamo spedendo, ho fatto l'elenco e a breve l'editore, su mio input per quanto riguarda gli indirizzi postali, comincerà a spedire Cesare nelle Gallie, che è il numero uno di questa serie mini board game pubblicata da Chillemi Games. E Filippo mi diceva: è qui alle radici delle Alpi che manca una serie di pregio spessore, troppe divisioni, individualismi, test, oltre evidenti difficoltà logistiche. Ma allora, Filippo, questo è un discorso complesso. Secondo me il wargamer tipico è individualista, il wargame tipico è narcisista, il wargame tipico dice: il mio wargame è meglio del tuo. E tutti siamo caduti in questo errore, e quindi non penso che sia solo nordico. A Roma, Filippo, ci sono tanti giocatori, ma in realtà ci sono tanti gruppetti che si dividono. Il mio wargame è meglio del tuo. Io posso solo dire una cosa: anch'io ho un livello di individualismo come tanti, cerco delle volte di limitarlo, perché sennò l'eccessivo individualismo fa male, però ecco, è sempre stato nella storia wargame, quello che gioco io è meglio del tuo. Questo non dovrebbe essere, però purtroppo ce l'abbiamo ed è difficile estirparlo. A Milano e dintorni, a Lombardia, ci sono tanti giocatori, ma ad eccezione del passato, con i signori del gioco guidati, ecco, da Marco Ferrari, che anche lui è stato nel gruppo dell'area BG Storia questo mese, quindi lo ringrazio, i signori del gioco di Milano, non ci sono state altre realtà. Noi sapete che io parlo sempre della famosa riunione, ormai storica, ragazzi, fa parte della storia del board game italiano, la riunione della saletta 40, dove proponemmo proprio agli inizi dell'area del BG storico, ma già stava funzionando, di fare una federazione. È naufragata e non so ancora perché. La prima cosa è perché forse vedevano in Casus Belli un elemento fagocitatore, ma io dissi, per esempio, ragazzi, la federazione
un casus belli, il gruppo casus belli farebbe solo parte della federazione, sarebbe solo una della parte della federazione, ma non c'è stato verso. Diciamo, probabilmente siamo stati mal interpretati, ecco, ripeto, dittatori. Io mi ricordo benissimo che ci tacciarono di dittatori, ed è storia, non lo nascondo. Dissi a Loris, andiamo avanti per i fatti nostri, perché tanto sembra che non si fidino. Noi non vogliamo mettere tutti i wargamer, i giocatori d'Italia, sotto l'egida di casus belli. Teniamo la nostra associazione, quindi per noi viene innanzitutto, ma ciò non toglie che fare una federazione va oltre casus belli. Pensate a 12 realtà con statuto che si riuniscono in tutta Italia, una di Torino, una di Milano, una di Trieste, una di Genova, una di Venezia, una di Palermo, e che si riuniscono, fanno il loro gruppo, lo chiamano Pinco Pallino, e poi facciamo, è molto semplice, ragazzi, non ci vuole una scienza. E poi la federazione va avanti con il suo gruppo di rappresentanti. La federazione è proprio perché federazione si riunisce e legifera in base ai suoi rappresentanti, possibilmente dispari, e ecco qua che nessuno comanda e tutti comandano. Certo che un gruppo come il nostro, quindi casus belli, ormai strutturato, con un vero statuto, con dei veri documenti, non siamo sulla carta, esistiamo sul serio e sottostiamo a determinate procedure, è chiaro che possiamo essere più in vista. Ma noi, come lo dice l'area albigi storico, abbiamo cercato anche di limitare il nostro simbolo, no? L'area albigi storico organizzata da casus belli, ma bene o male, ragazzi, casus belli è il BG storico, quindi chi non vuole sottostare a noi di casus belli, ma noi non vogliamo comandare, cerchiamo di raggruppare, e quindi quello abbiamo fatto. Cioè, se ci fossero stati, adesso vi faccio un esempio, pensavo prima, i Signori del Gioco, che è un gruppo, un club che esiste dagli anni 90, bene, i Signori del Gioco, come la Gilda di Ferrara, no? La Gilda di Ferrara è stata con noi fin dagli inizi. Poi loro non sono cresciuti come noi. Noi abbiamo continuato a crescere, ma noi non volevamo crescere per fare soci di casus belli. Volevamo crescere proprio per fare una grande area. Quindi se in una grande area c'è la Gilda Ferrara, i Signori del Gioco, l'Armata Brancaleone, i soldatini di Udine, quello intendiamo fare. Poi è chiaro che l'area albigi storico è organizzata e diretta da casus belli, ma non è un tentativo di fagocitare le altre federazioni, è un tentativo proprio di raggruppare. E secondo me poi alla fine ci siamo riusciti indipendentemente dalla federazione. Continuiamo così? Sì, fino a quando magari 4-5 persone verranno fuori e facciamo una forse non lo faremo mai la federazione, ci saranno altri più simpatici di noi che la faranno. Però questa era l'idea. E alla fine, dato che ci hanno accusati, voi non rappresentate la comunità, voglio rispondere di nuovo, caro mio, io non rappresento la comunità, gli altri che fanno parte dell'area albigi storico di casus belli non rappresentano la comunità, però possiamo dire la nostra, punto, tutto qui. Quindi non dirò, non rappresento la comunità di wargamer, ci mancherebbe altro, però possiamo dire la nostra, perché ogni anno con l'area albigi storico riscontriamo tante pacche sulle spalle e tante strette di mano. Poi vi ripeto, non ci si può volere bene tutti. Idem qui, ma la differenza la fa chi si propone di includere. Assolutamente, signori, scusate, ma secondo voi noi partiamo all'alba e torniamo di notte, ci facciamo il giro d'Italia perché, che ne so, dobbiamo fagocitare il prossimo? Proprio questo il problema grosso, ma sul serio, perché io, Loris ce l'aveva l'anno scorso i dubbi, adesso magari ne ha di meno, e io ho molti dubbi, che cosa lo facciamo a fare? Io per giocare, ecco, è una settimana, 10 giorni che non tocco una scatola, per forza di cose, per impegni vari, e non mi interessa organizzare l'area albigi storico, ragazzi, già ve l'ho detto, per me.
ma siamo talmente felici di poter dare un segnale. Voi potreste dire, vabbè, mettetevi da parte e date l'organizzazione ad altri. E no, signori ragazzi, se finché funzioniamo, l'organizzazione la teniamo noi, perché a noi dispiacerebbe pure veder morire un progetto che ormai è un progetto che va avanti da solo. Scusate, è anche quello. E quindi il progetto lo portiamo, continuiamo a portarlo avanti. Se ci supportate, sarà un progetto di tutti, come continuiamo a dire. Io non è che posso fare da solo l'area RBG storico, Loris non la può fare da solo l'area RBG storico. Sì, Loris mi dice: mi dubbio la società che avanza. Ma guarda, io direi di ragionare, Loris, anno per anno. Sono vivo oggi, malgrado stanco, e mi sento abbastanza in forma. Sono i 59/60 anni. Anno per anno, ce la facciamo l'anno prossimo? Chissà, per il momento le energie non mancano e l'energia profusa quest'anno non mi ha ammazzato, anzi mi ha dato nuova linfa. Quindi i due Loris sono condivisi sull'età che avanza. E poi quando un anno veramente non ce la faremo più oppure basta, beh ragazzi, diremo, perché poi penso che l'organizzazione di Play ci sarà sempre, il gruppo 3M e la triade di cui ho parlato, e poi molleremo, ci saranno altri ragazzi, ma avranno tutti, cioè la nostra medizione, non è che mandiamo, non lo facciamo noi e mandiamo gli strali, staremo a casa tranquillamente, mia moglie sarà molto 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 più contenta, perché ragazzi sappiate che, e io penso che questo sia per tutti, andare a una convention per 2 o 3 giorni con famiglia, moglie, fidanzate, amanti, ragazzi è difficile per tutti, quindi me ne rendo conto, però ecco, io già lo dico da adesso e per l'anno prossimo, vale la pena trascorrere 3 giorni di sacrificio per dire agli altri: guarda quanto mi diverto, perché guarda quanto mi diverto. Se crediamo nel lobby, attenzione, non, ma al di là del gioco, a me piace tantissimo giocare, però per trasmettere quello in cui crediamo, 3 giorni, il sacrificio è possibile farlo. Secondo me, ragazzi, non giochiamo per 3-4 giorni, d'accordo? Non apriamo la scatola per 3-4 giorni, magari spendiamo 150 euro d'albergo e non compriamo 2 scatole, ma alla luce di quello che possiamo fare, cioè a me piace tanto quando, sabato parlavo con 2 ragazzi di Biella, no? C'hanno 30, 31 anni, stanno ancora studiando, si stanno facendo, però loro, ecco, sono già entusiasti di quello che sta succedendo adesso. È quello che facciamo, loro magari avrebbero giocato lo stesso, ma il gruppo a Modena si forma alla grande, e vi ripeto, mantenendo le posizioni che magari uno vuole mantenere per quanto riguarda idee sul wargame, eccetera eccetera. Vale la pena di continuare anno dopo anno, vedremo dopo se sarà Bologna l'anno prossimo, e ci saranno altri sicuramente. Nel momento in cui smetteremo, non è che non appoggeremo, ma però smettere vuol dire proprio smettere completamente. Ho paura di una cosa, sperando che smettiamo e ci sia qualcuno a raccogliere la palla, a prendere il passaggio, perché vi posso assicurare che ci vuole un po' di sacrificio a tutti i livelli, sacrificio pecuniario, sacrificio familiare e sacrificio di fatiche. Noi veramente continueremo a farlo convinti. Poi vediamo un attimo. Ronald diceva: il prossimo anno, se probabilmente Bologna, dobbiamo andare a capire come gira. Assolutamente. Come organizzatori dell'area dobbiamo andare a vedere Bologna. Vi ripeto, io i dubbi ce li ho, ce li avevo l'anno scorso, ma l'anno scorso testardamente ho voluto continuare l'area RBG storico e penso di aver preso la decisione migliore. Quest'anno che ero propenso a dire ma l'anno prossimo, e invece poi alla fine quanti amici sono contenti di partecipare a questo incontro annuale. È il nostro incontro annuale per la divulgazione. Poi vorrei fare di
senza nulla togliere a San Marino, che è il nostro incontro annuale primaverile, vorrei fare di Latina un vero incontro annuale dove non fatichiamo, ma ci ritroviamo proprio a giocare. Quindi Loris mi dice: ce ne vuole parecchio sacrificio, ma vi ripeto, tanta stanchezza, tante magari rinunce in quei 3-4 giorni, vi posso assicurare, ferie, problemi di lavoro, messo tutto da parte per divulgare il wargame. E ragazzi, per favore, veramente non pensiate che perché ci facciamo le foto ci facciamo i belli, no, e vi ripeto, non ci interessa nulla, anzi, meno appariamo meglio è da questo punto di vista, però vi ripeto, l'organizzazione ormai scorre bene, c'è il direttivo, ecco, c'è Ronald, c'è Stefano Valentini, fra poco si aggiungerà qualcun altro, ma ci sono tutti, ecco, io ho messo i nomi di coloro che anche, cioè, non serve essere di Casus Belli, anche se io auspico, iscrivetevi a Casus Belli che ci aiutate a sostenere le spese, ma ecco, non so, abbiamo avuto ultimamente Vico, Ernesto, Roberto, Andrea, dimentico Paolo Carraro che è sempre con noi, scusa Paolo, non t'ho citato oggi, i Mauro Balbi, cioè il gruppo di Trieste, Tullio Descordilli, insomma tante persone, i nuovi che sono con noi, Paolo Busi, Paolo Mori, insomma tantissimi, sono tornati Cardeo di VBS, abbiamo, ecco, adesso gli amici della FIV che sono sempre con noi, insomma siamo veramente comunità, e dunque continuiamo così, ragazzi. Poi se vi iscrivete a Casus Belli va benissimo, perché almeno noi diventiamo un'associazione tosta, già lo siamo, ragazzi, sono contento, ma per dire che è stato bello che Flavio Carbone, come colonnello dei Carabinieri, sia a Torino sia ieri a Roma, ci ha presentato come siete la più importante associazione, insomma, seria, con statuto in Italia. Penso di sì, non me ne vogliono gli altri. E avere un'associazione così grande, che però, ragazzi, vi ripeto, non vuole fagocitare, vuole in ogni caso raggruppare. Dunque vi lascio con questa riflessione, iscrivetevi a Casus Belli. Ronald Peschiani dice: a mio parere dobbiamo crescere i successivi organizzatori e non consegnare. Assolutamente sì, perché questo Ronald, sì, però ci sarà tempo per pensarci, un avvicinamento soft, sì, stavo leggendo il messaggio di Ronald, sono d'accordo Ronald, perché siamo responsabili. Pensate un attimo se noi diciamo molliamo tutto e magari Modena, gli organizzatori vogliono creare un area RPG storico, si rivolgono al primo che capita, che sia buono o che sia cattivo, e viene fuori una delusione. Magari sarebbe un grande successo e quindi quello sarebbe un peccato. Ecco perché sta a noi anche questa, abbiamo la responsabilità di mantenerci quest'area. Ragazzi, io faccio lo stesso discorso, voi non ve lo ricordate perché non eravate con me, io ero semplicemente un abbonato, non ero parte in causa, non ve lo ricordate il torneo Master, ma il torneo Master era un'organizzazione che accomunava tutti in maniera trasversale, e il torneo Master ha raggiunto dei picchi incredibili, aveva la fanzine, aveva tanti associati, organizzava tornei, e in realtà noi, se ci pensate un attimo, come Casus Belli, invece della fanzine abbiamo il gruppo, abbiamo il sito, facciamo le recensioni, cerchiamo, ecco, il nostro non si riesce a fare così tanti tornei. Ricordo che Antonello Petracca era venuto per fare il torneo di Maneuver, 0 iscritti, il che fa pensare. Ricordo che nel 2013-2014 quello che è Antonello Petracca aveva organizzato un torneo di Maneuver con tante persone iscritte. Questo è un segno del cambio, ma probabilmente perché
E probabilmente molti ormai non giocano più a manuver, non lo so. Marzio, ovviamente Marzio, io mi ricordo Marzio Foggetti nell'elenco dei nomi. Sapete quante volte mi divertivo a leggere la fanzine, appunto la fanzine Torneo Master, con i nomi, no, con i nostri nomi, perché poi fra l'altro molti ricorrono anche adesso. Voi mi direte, siete invecchiati, c'è qualcuno nuovo? Assolutamente, e vi dico sempre che il ricambio generazionale è lento, non siamo come un gruppo, altri gruppi di giochi da tavolo in cui l'età media è più bassa. E in realtà poi Casus Belli è il TM, è il TM in maniera chiaramente diversa, però ci ritroviamo come gruppo, non solo dall'LBG storico, ci ritroviamo a San Marino, siamo sempre in contatto, scriviamo di giochi, facciamo le recensioni, non abbiamo la fanzine ma abbiamo il gruppo Facebook. Ronald Peschiani dice: i giochi sono diventati la stable fast food, ma noi non siamo, ecco quello che ci caratterizza. Vi faccio un esempio, non so se avete visto, c'era a Modena Play uno stand all'angolo in cui si vendevano giochi da tavolo che da 50 euro a 10-5 euro. Li vendevano perché ormai penso non abbiano più mercato, ed era veramente una tristezza vedere, c'erano i templari della Strate Giochi, un gioco che ho comprato a Lucca, me lo ricordo ancora, bellissimo dal punto di vista della componentistica, non l'ho mai giocato, ma chi l'ha provato ha detto ma questo è veramente poca cosa. Scatole di una certa dimensione, di una certa qualità, vendute a 10 euro, a 5 euro. Quello succede, e ecco perché sto cercando di far capire, attenzione case produttrici, non producete 30 wargame al mese, perché però veramente diventiamo il fast food, e stiamo diventando un fast food, perché se si continua a produrre wargame e siamo attratti dall'ultima uscita, non approfondiamo, perché il wargame ha bisogno di approfondimento, non approfondiamo quel bel titolo che avevamo magari individuato, i templari, bravo Ronald, io me lo sono tolto, ma in realtà non perché volevo dare la fregatura, l'ho regalato, mi pare, l'ho regalato a qualcuno. Io ho ancora davanti a me Black Wednesday, Tactical Combat Series di Essig, ho davanti a me ancora Rebel Fury che ancora sto facendo le battaglie, ho sempre davanti a me Combat Commander, cioè il wargame non deve essere fast food, e dobbiamo anche dare quel messaggio, produttori fate, che è brutto perché questi poverini devono vendere, però noi ragazzi che non abbiamo scopi commerciali possiamo anche andare controcorrente. Quel wargame che ti sei comprato, hai pagato fior di soldi, potrebbe stare sul tuo tavolo per 3 mesi, non passare ad altro fra una settimana, perché altrimenti poi il wargame o il board wargame, per usare un termine preciso, potrebbe diventare fast food, potrebbe diventare cibo spazzatura. Capito quello che succede? E noi non è che non dobbiamo più comprare, ragazzi, io mi sono comprato, per esempio per i Lau, mi sono comprato Winter's Victory e i Lau di Uwe Valentin della Southern Drums. Perché li ho comprati entrambi? Perché è come se avessi comprato due libri, ma secondo me sono due titoli che vale la pena di rivisitare. Non comprerò più nulla su Eilau, perché secondo me sono due titoli definitivi. Però quelli vanno provati, ragazzi. Se io li lascio là e per 6 mesi poi esce un altro Eilau e lo compro, faccio un errore imperdonabile. Sto trattando il board game come un fast food. E guardate ragazzi che io sono collezionista e mi rendo conto che, essendo anche collezionista, le scatole le metto lì e qualcuna non la gioco, ma non perché non voglio giocare, perché non ho tempo. Ma che cosa sto predicando, o meglio che cosa stiamo predicando negli ultimi tempi? Proprio questo, ragazzi, più focalizzazione, più attenzione e meno acquisto compulsivo. Se riusciamo a fare questo, diamo anche più qualità a quello che facciamo, perché vedere un wargame che è uscito da una settimana e 10 giorni dopo è già nel dimenticatoio è veramente dura, eh? È veramente dura, e diciamo disqualifichiamo il nostro hobby. Dunque
spero che la nostra il BG Storico serva anche a questo, ma lo continuiamo a predicare anche sul gruppo. E le nuove tendenze di qualsiasi genere, c'è una cosa che ci differenzia: noi prendiamo le novità, diciamo, a poco, non ce le beviamo tutti. Cioè, cosa intendo? L'ho già detto questo, lo vado a ripetere. Negli ultimi 10-12 anni, cos'è che andiamo sempre, cos'è entrato nella grande famiglia di Wargame? I coin e la serie Levian Campaign. Quindi non è che hanno sostituito, ecco, uno sbaglio che ha fatto un utente, ha detto ci sono simulazioni più mature. No, si sono affiancate a quello che era il Wargame. Attenzione, oggi sono, ragazzi, sto diventando serio, volevo raccontare i particolari piccanti di Modena e invece sto facendo il serio. Cioè, il Wargame all'inizio fu X Encounter, non solo, all'inizio era anche quadrati, ma X Encounter, poi ci sono state magari le aree, poi siamo arrivati ai card driven, tardi, negli anni 90, poi ci sono stati i coin, poi ci sono stati adesso con i Levian Campaign. Cioè abbiamo più interpretazioni wargame, non è che hanno sostituito il precedente, si sono affiancati, ma noi come hobby le novità veramente le guardiamo a 360 gradi prima di definirle o prima di accoglierle in famiglia. Non è una guerra contro giochi da tavoli assolutamente validi, ma che non ci rappresentano, è questo che voglio dire. Ecco perché delle volte il nostro pensiero è mal interpretato. Non è che disprezziamo altre tendenze, ma prendiamo certe proposte piano piano, praticamente le assaggiamo, le gustiamo e poi diciamo sì, no, non lo so. Voi mi direte, ma chi sei tu per bruciare? Io non faccio niente, ragazzi, quindi alla fine io dico la mia, come tutti dicono a loro, poi possiamo accettare qualsiasi tendenza. Ecco perché ho respinto qualche tendenza, qualche opinione proveniente dal grande mondo affascinante dei giochi da tavolo, perché altrimenti finiamo per diventare tanto cibo spazzatura e basta vedere questi stand in cui ci sono giochi da tavolo che costavano 50 euro venduti a 5, ragazzi, veramente lì vuol dire che siamo alla spazzatura. Forse non vediamo wargame che costavano 55 euro, magari sì, ci saranno, ma il wargame ha un suo valore aggiunto, perché certo che ultimamente ci sono tante produzioni, ma produzioni che insomma cercano sempre la qualità, almeno per quello che vedo io nella GMT, nella Compass, nella MMP e similari. Tanto è vero che queste case sfruttano molto le serie e le novità nel campo del wargame vanno veramente a piccoli passi. Ecco, Coin e Levian Campaign sono diventati uno standard, cioè li accettiamo come wargame. Altre proposte no, perché non hanno nulla. Mi dice dobbiamo essere come Errond, è paradossale, ma noi eravamo sul campo di battaglia 50 anni addietro. Ronald fa queste battute dotte del Signore degli Anelli, sono d'accordo. Cioè non è perché tutte le cose vecchie vanno buttate via, no, alle cose del secolo scorso si sono affiancati altre proposte. E finisco, così riesco a introdurre, finalmente torneremo a parlare di wargame. Ho già ricominciato, l'avete visto, con un post su Washington's War, e Washington's War è un wargame che può mettere d'accordo tutti, con una forte introspezione storica, con le carte in cui vengono riportati tutti i più importanti avvenimenti della guerra d'indipendenza americana, con le forze in campo, ovviamente un ordine di battaglia abbastanza approssimativo, ma una bella riproposizione delle 13 colonie americane alla ricerca della loro indipendenza. Non è un caso se io ho messo
Washington's War, che chiaramente è il discendente, sto parlando, l'autore chiaramente è il grande Mark Herman, il discendente di We the People, perché il primo car driven, ovvero car driven, e Rona, lo sai che con me sfondi una porta aperta, non è che Taleb non è più valido perché 2500 anni fa, vero, è proprio questo su cui insisto, non è che se l'ex encounter è del 1970 non va più e va, no, ci sono affiancate altre proposte, ma Taleb è sempre Taleb. Capito quello che intendo? Cioè abbiamo, non è una novità quello che dico ragazzi, abbiamo una nostra letteratura, abbiamo una nostra colonne, abbiamo una base ben definita, poi possiamo vedere e dire tutto quello che volete. Ecco perché non è che il wargame sia evoluto, no, ci sono stati dei designer che hanno cercato nuove strade, ma non è che sia evoluto, è stato affiancato da altre proposte, è molto molto diverso. Quindi perché noi abbiamo cominciato a giocare anche alla serie Coin o alla serie Living Campaign? Perché ci siamo resi conto che era un'interpretazione di Volker Unke, il designer appunto, su determinati periodi della storia, che la serie Coin o la serie Living Campaign non è che va bene per tutto, va bene per determinati episodi o rivisitazioni. Quindi ecco, guardate, Marzio mi dice: a proposito di Talete, mi sono ricomprato Wooden Shipper Iron Man. Io vi invito, Marzio, a fare una sera a giocare a Wooden Shipper Iron Man, perché la gente dice: ma bisogna segnare i danni sulle schede nave. E che sarà mai, ragazzi? Ma avete mai giocato a Wooden Shipper Iron Man? La bellezza di impostare la mossa col vento che tira, magari al mossa dopo cambia il vento e vi ritrovate con la nave controvento e dovete bolinare per riprendere il vento. Ragazzi, ma veramente Wooden Shipper Iron Man nella sua semplicità è una genialata, e Wooden Shipper Iron Man è uno dei taleti del nostro hobby, non è che si è evoluto, rimane lì. Magari non si può ricomprare perché non lo mettono in vendita, ma chi vuole si fidi di noi poverini che diciamo: guardate, Wooden Shipper Iron Man ha ancora una sua valenza. Proprio con questo riguardo Ronald mi dice: giocate 1914 invece Nakpai. Ronald, sono due interpretazioni, proviamo il prossimo giovedì. Guarda Marzio, ti dico che parlando con Andrea Angiolino, ho sempre detto a Andrea Angiolino, lo sta ancora aspettando ma io non ho avuto tempo, di fare un confronto fra Sails of Glory e Wooden Shipper Iron Man. Lo devo fare, cioè mettere sul tavolo, fare una bella, in ogni caso per riproporre Wooden Shipper Iron Man, ma per fare una bella analisi, sicuramente hanno dei pro e dei contro entrambi. Il contro principale di Wooden Shipper Iron Man è la scrittura della mossa, e mentre Sails of Glory il pro principale è che ha il modellino della nave con i danni visibili, ben visibili, ci siamo. E però Wooden Shipper Iron Man è puro romanticismo, veramente puro romanticismo, e vali tutti e due. Secondo me Sails of Glory non mi piace per certe cose. Vi ricordate quando parlammo di Rake per Sails of Glory? E adesso vado a memoria perché tantissimo non riprendo, ma andrebbero ripresi, perché poi Sails of Glory non è di ieri, e giocati entrambi. E sono Sails of Glory è una proposta che si può affiancare a Wooden Shipper Iron Man e comparare. Ecco perché il nostro hobby si è evoluto. No, ha avuto nuove proposte, perché se no non si parlerebbe più di esagoni. Invece ragazzi, grazie a Dio, le case come la GMT, che deve vendere, quindi producono anche giochi da tavolo e non wargame come piacciono a noi, ma proprio perché vendono riescono ancora a dare a noi pochi qualche bel titolo. Non è un caso che la NES, una delle case che ha fatto dei titoli, una casa piccola che ha fatto dei titoli però Turning Point, ha prodotto Winter's Victory, che è praticamente un tentativo di ricreare l'arte della guerra napoleonica. Non è un caso che Uwe Valentin è venuto col suo Eilau, fra l'altro ha messo i blocchettini di legno per indicare i danni, quindi ha usato i blocchettini di legno invece di counter normali, secondo me è una buona idea, ma ha proposto una sua Eilau su due mappe stupende. Cioè hanno proposto X Encounter, c'è ancora mercato per l'X Encounter? Sì,
Dobbiamo divulgarlo, sì, assieme a tante altre nuove proposte. Dunque, quell'utente che diceva, giustamente una sua affermazione che va poi rispettata, gli wargame sono più maturi. No, non è che i wargame sono più maturi. Ci sono state interpretazioni diverse che vanno affiancate a quello che è il wargame puro, cioè il wargame ex encounter, perché fino a prova contraria noi siamo esagonati, ma abbiamo provato tante proposte, non solo esagonate, e non è un caso che abbia riaperto, ragazzi, io sono abbastanza machiavellico, non faccio mai le cose a caso, non è un caso che dopo Modena, dato che non si facevano più recensioni, abbia aperto con la terza edizione di Washington's War, perché Washington's War non è esagoni, è un card driven, si finisce in una serata, ha diverse astrazioni, ma malgrado questa stazione riesce a prendere molti tipi di giocatore. Non è un caso, vi faccio riflettere, e la prossima settimana tornerà il Giannizio Nero podcast con Washington's War e tornerà il Giannizio Nero video con Washington's War, senza dimenticare che ho aperto la serie TCS, ho aperto ancora Rebel Fury, che devo parlarvi della terza battaglia, perché proprio in questo tentativo di rimanere sui wargame e darvi la novità a, diciamo, piccoli step, è questo il tentativo che sto cercando di fare. Vi lascio, ragazzi, volevo chiacchierare poco, ho chiacchierato tanto, ma ho puntualizzato tanto su Modena. Ringrazio di nuovo tutti coloro che sono venuti a Modena e che ci hanno supportato, e li aspettiamo l'anno prossimo, si dice a Bologna, ma soprattutto vi aspettiamo ai War Games Days del 18, 19, 20 ottobre a Latina. Mettete i circoletti su questo, sul calendario, e un abbraccio, ragazzi, via con la sigla. E adesso, ragazzi, gli aspetti piccanti, ma Marzia, ma quali, guarda, ma quali aspetti piccanti, ho fatto qualcuno, era per catturare un po' la vostra attenzione, gli aspetti piccanti potrei dirveli, Marzio, ma non posso perché siamo in una fascia oraria protetta, e lo dirò a pochi intimi. Ci sono degli aspetti piccanti, vi potrei raccontare delle persone che russano, delle persone che fanno, potrei raccontarvi tante cose, ma degli aspetti piccanti non ne posso parlare in diretta podcast del Giannizio Nero. Ciao, buona serata e via con la sigla.